Abbiamo un panel, un gruppo di persone, vecchi amici di Boetti. Allora, io ho preparato un paio di domande a testa per fare un paio di giri. Direi che l'onore dell'inizio spetta a Salmon, che è stato veramente l'amico di una vita, il compagno di una vita di Alighiero. L'avete visto sicuramente in tantissime foto, in motorino nello studio, su un balcone, su un terrazzo a Kabul. Salmon, mi hai raccontato in uno degli ultimi nostri incontri che nel 72 tu eri cameriere al One Hotel, perché conoscevi Dastagir, e insomma, racconta, e da lì ovviamente hai incontrato Boetti. Aspetta, c'è un discorso tecnico da... ecco, raccontaci un po', come dire, siamo partiti da lì e siamo arrivati a seguire Boetti per tutta la vita. Non ce lo raccontare in 10 anni, ma in qualche minuto. Dal 72, no, devi avvicinarti, tu vuoi il microfono. Dal 72 sono conosciuto un Alighiero da questo One Hotel. Un certo punto, alcuni mesi, alcuni periodi sono passato, sempre occupavo da sua il tè, da sua istanza. Quando andava via mi diceva che dall'istanza mia si può rimanere Chilino Castelli con Corrado. Il resto l'ha detto istanza mia. E lui veniva ogni anno due volte da questo anno dal Kabul, mese marzo e mese settembre. A un certo punto mi chiede, Salman mi chiedeva davanti su alla porta, stavo qui, alla cucina stava sotto, chiedeva, Salman mi porti un tè? Uno mi chiedeva, afghano, Salman mi porti un chai? Le dice sì. E poi a un certo punto ce l'aveva molto amicizia, molto, sai, ma tanti camerieri là. Poi a un certo punto mi chiese, tu vieni con me a Roma, io ti rifaccio aiutarti, la portarti. Io le ho detto che sì. Poi a un certo punto è venuto a Roma, passata un mese, che è arrivata una lettera, l'ha detto che ha aperto il suo manager, come si chiamava, Dastagir. È venuta fatta così. Salman ti ha mandato la lettera a Alighiero, ti ha chiesto che vieni a Roma. L'ha detto sì, e lui mi l'ha preparata il passaporto, i documenti, poi Alighiero mi ha mandato il biglietto. Dopodiché è venuto, stavo sempre da casa sua, disponibili con lui su in giù del suo studio a casa, ma stavo come, non come camerieri, come alla famiglia. A un certo punto mi ha chiesto, Salman, anche fai un po' di famiglia, devo fare qualcosa con te, che hai visto che tuo padre ogni tanto vado a vedere il Kabul, il tuo mio fratello che lavorava a questo Parsawatal, che mandava a lettera dal telegramma. E questa maggior parte telegramma mandato a mio fratello. E dopodiché io venuto a Roma, mi ha chiesto che fai un po' di famiglia. Mi ha detto sì. Con la famiglia mia sono cominciata i lavori dal Mille Fiumi, copertini, grosso modo il copertino Mille Fiumi fatto a mia famiglia. Del libro. Del libro La Mille Fiumi. Dopodiché ho fatto questa una bianca e nera, una verde. Scusa, di ricami, lo spiego solo, di piccoli ricami che erano sulla copertina, ecco, del libro. No, devo... Vai. E dopodiché sono venuto a Roma e è stato fino ad ora con loro. Grazie. E poi ritorniamo da te. Rinaldo, sei stato, mi sembra, se non sbaglio, primo, uno dei primissimi collaboratori di Boetti impegnato nei lavori appunto seriali, nelle serie. Iniziano. Aspetta, non devi parlare a me, devi avvicinare e schiacciare Mick. Ecco, volevo solo chiederti com'è nata la vostra collaborazione e in che tipo di produzione eri coinvolto, soprattutto. Il primo incontro è con la mostra Labertesca, le grafiche per il catalogo e la grafica del Contatore. Poi ci rincontriamo nel 72, appena arrivata a Roma, a un pranzo da Mario, alla fine del pranzo andiamo in studio, inizia questa collaborazione, lui mi chiede di scegliere dei lavori che io avrei avuto piacere di fare di questo progetto, che è sicuro non curante, ma che poi si concretizza nella cartella, ma l'inizio è solo
Quello che a me avrebbe fatto piacere realizzare graficamente, scegliendolo tra questa montagna di fogli di questo album. E poi il lavoro continua per tutta la vita, fino al 94, quando lui non viene a mancare, e perché con Alighiero, ecco, volevo dire, noi non siamo mai la mano sinistra, siamo semmai sempre la mano destra, perché la mano sinistra è la mano creativa di Alighiero. Noi eravamo la mano destra, ma non eravamo degli esecutori, perché Alighiero non poneva dei vincoli sul fare, poneva dei vincoli sulle regole, che erano assolute. Seguendo le regole l'opera era naturalmente il massimo della sua, esprimeva il massimo della potenzialità. E mi sono già perso. No, stavo dicendo dei lavori in serie. Io so, ad esempio, del tuo per scegliere un esempio famoso, ad esempio, il tuo lavoro sulle mappe. Abbiamo visto nel libro di cui Sulle mappe vorrei dire, cioè io sono un perfezionista, un rompicoglioni, nel senso che io ho scoperto, un amico mi ha fatto scoprire un testo di Getullio che diciamo lavorare con Rinaldo perché ama le cose difficili, anzi impossibili. E per me, non è concepibile disegnare una mappa senza andarmi a rompere i coglioni a cercare qual è la proiezione più attuale, quali sono le bandiere, quali sono... Per cui lui non è che mi dava delle regole, era ovvio che dovendo iniziare una serie di mappe o le mappe che si facevano negli anni 70, adesso una, adesso tre, adesso una grande, queste cose, da parte mia ci sarebbe l'attenzione andare a cercare, andare in Inghilterra, a Londra, dove c'erano i mercati, questa strada in salita, dove c'è il negozio, cercare gli atlanti più aggiornati, andare no? A cercare i più aggiornati, le bandiere. Adesso tra le lettere che ho trovato, una che mi dice: ho visto una bandiera dell'Etiopia, e mi raccomando, la voglio dipendente. E da parte mia c'era questa ossessione di cercare la bandiera dell'Etiopia. E poi c'era questo fatto che lui ti doveva sempre coinvolgere nei suoi lavori. E negli ultimi cataloghi, adesso vedevo Massimo, che aveva un catalogo della mostra di Lucerna, e la scritta le feci io, come feci le copertine per il catalogo di Grenoble con Debussy Aurel sulla copertina, perché per Alighiero il lavoro era anche coinvolgere questo nucleo di persone che stavano intorno a lui e condividere questo, cioè e noi eravamo quelli che aggiungevamo o che delegavamo, ad altri, anzi quando diceva ma l'ho fatta io l'alternando, cazzo. Poi ci torniamo. Invece vorrei passare a Maria Angelica De Gaetano, che invece è stata, diciamo, la mano delle Biro, dei lavori a Biro, oltre a una compagna amica di Alighiero per molti anni. Ecco, quindi brevemente, se puoi raccontarci come è nato quel lavoro, col tuo coinvolgimento, e come a tua volta tu demandavi ad altri e avevi costruito, come dire, una squadra di altre mani per realizzare. Sì, è stato conosciuto Alighiero nella primavera del 73, così per caso, diciamo. Lui già abitava a Santa Polonia, era appena arrivato da Torino. Ma veramente subito lui mi propose di fare, mi disse che aveva quest'idea di produrre delle biro, dei lavori fatti a mano, e ogni lavoro doveva essere fatto da una mano diversa. E diciamo che l'inizio era, il primo lavoro era mettere al mondo il mondo, e dunque io dovevo farlo, io ho cominciato a fare dei lavori molto lunghi e poi nello stesso tempo distribuirli a persone da me che conoscevo, che seguivo io, persone qualunque di ogni situazione, che lui non doveva assolutamente mai conoscere, che solo poi contemplare il loro lavoro per capire un po', cercare di indovinare il loro stato d'animo nel fare questo lavoro,
che era fatta a mano libera e con pensieri sciolti, perché uno stava lì per fare un cartellone di 70%, lavorandoci tantissimo, tante ore al giorno, ci voleva un mese. Mi dicevi in una nostra chiacchierata recente che addirittura alla fine c'erano stati insomma 30-40 esecutori circa di, in certi momenti, di sì, birra, certo, certo, questo periodo dell'allargamento e della dispersione. Di quanto si voleva, sì, dei titoli, delle frasi che lui scriveva e che facevano parte un po', era come un diario della sua vita, in quanto quando voleva diffondere una frase oppure fermarla, e faceva dei cartelloni di colori diversi. E ogni come dire, ogni tabella era una mano diversa, era un esecutore, sì, era un esecutore diverso. Tu mi dicevi, adesso non vorrei sbagliare, che ognuno ci si metteva circa un mese per fare un cartellone, per farlo bene, nel senso così, sì, un mese. Perché poi era difficile poter stare fermi con questo movimento che era poi alla fine un po' così una perdita di coscienza, automatico, con la mente appunto lì, sciolta, era difficile resistere più di 2-3 ore. In 2-3 ore facciamo 20 centimetri. Certo, vi siete persi una grande sponsorizzazione, però ti ringrazio. Certo. Guido Fuga. Allora, Guido Fuga invece, come dire, è una collaborazione di tipo diverso, lo dicevamo prima, no? Boetti cercava te, una mano professionale, una mano con una qualità, perché aveva visto i tuoi disegni per Ugo Pratt, se non sbaglio. E la vostra collaborazione inizia negli anni 70, 77. 76. Ecco, contaci, quindi, come dire, una collaborazione di segno diverso, in questo senso. Era successo che avevo conosciuto Alighiero alla mostra quella su Gary Gilmore, che me l'ha presentato Gianni Michelangelo, e poi sembrava un appuntamento, perché dopo un paio di mesi me lo sono trovato sullo stesso pianerottolo di casa mia, che era ospite della fidanzata di Michelangelo, e abbiamo passato una sera dove si guardava il libro, la storia che avevo fatto per Pratt, quella in Siberia, dove c'erano tutti questi treni bellissimi, questi aerei. Allora lui era affascinato dal rigore, la bravo torinese, cose. Allora comincia a sognare, dice, ah, sarebbe bello fare questo, ed era partito in grande, proprio una carta da parati con un'esplosione di aerei, sarebbe bello vedere in mancanza di gravità che tutte queste cose. Allora, poi altra cosa che sembrava quasi un appuntamento, quando mi dice tutto sto cielo azzurro con gli aerei bianchi, io un paio di mesi prima ad Angoulême avevo incontrato Mortigio, quel disegnatore argentino, e gli avevo chiesto, ma come fai a fare queste cose con sta natura rigogliosa, questi animali, tutto coloratissimo, e c'è sempre l'omino bello, bianco. Allora mi ha detto, ma c'è questa drawing gamma che si copre, e tu così dopo puoi darci il pennello. Cazzo, ho detto questo, e ho detto, beh, Alighiero, c'è già la soluzione, ho detto, qua mi hanno detto sta cosa, faremo degli esperimenti. Poi Alighiero, come diceva Rinaldo, metteva in moto il suo desiderio, il sogno, poi aveva il suo rigore, ma tu andavi, facevi, e poi ascoltava tutti, perché io mi ricordo quando ho fatto il primo acquarellino, che prima ho visto Clino Castelli, che è arrivato, la prima cosa che ha fatto, ho detto, Clino, cosa ti sembra? Perché lui ascoltava tutti, cioè non è che aveva sta cosa, la verità in tasca, aveva, per questo trovo anche molto diverso quando si fa sempre questo paragone con la cosa della factory di Warhol, perché io mettevo in moto una sorta d'avventura del lavoro, della creazione, cosa che, non so. Diciamo che appunto la factory è un modello conosciuto, ma per poi individuare appunto delle differenze. Certo, infatti, certo. E forse ecco una differenza che in qualche modo ha raccontato più, certo, il futuro anche della produzione del mondo rispetto alla, sì, alla, che era appunto legata ad un'economia di segno diverso, no? Comunque lì è partita questa cosa che sulla dimensione, alla fine, prima la carta da parati, dopo diceva facciamo 3 metri per 1,40 m. E allora là io ero abituato a lavorare per il fumetto comprato su una scala piccola, ho detto cazzo, per disegnare in grande,
Allora ho preso, ho fatto tutti degli schemini e con l'episcopio li proiettavo in grande e ho cominciato a fare le prime prove. Poi andavo a trovare Alighiero e là si perfezionava la cosa finché partiva. Poi alla fine si sapeva che c'era Rinaldo che doveva mettere i puntini sulle i, sulle cose, cioè per il lavoro, cioè aveva tutto il suo percorso preciso, no? La regola si chiama regola, poi dopo sai. Hai detto con sono cognomi. Tutte regole molto libere, se vogliamo, insomma. Grazie, grazie Andrea Studio. Allora, finiamo il primo giro con Andrea Bobo Marescalchi, che ha lavorato a Roma, nello studio di Roma, dal 1983 al 94, se non sbaglio, quindi sì, sì. Fino alla fine sostituendo, comunque, diciamo, riprendendo il lavoro di Fosco Valentino, che io non conosco e che forse è qua, in sala. Mi dicevi all'inizio per fare gli acquarelli, ma poi sei stato coinvolto diciamo un po' tutta la produzione. Siamo passati alla matita, alla registrazione del tempo, quindi ho cominciato questo lavoro con le... Ecco, raccontaci un po' qual era il tuo ruolo, un po' come cosa succedeva appunto nello studio di Roma e come coordinavi diverse... Ma no, all'inizio veramente eseguivo soltanto questo lavoro delle copertine, che era già abbastanza impegnativo perché è un chiaroscuro a matita pieno, dunque disegnavo copertine tutti i mesi, quindi avevamo fatto questi pannelli per tutta, fino alla fine dell'83. E poi ho iniziato con una serie di 12 pannelli. Ora questo mi portava via molto tempo, ma parallelamente stavo spesso a Roma in studio a cercare di colmare quelle piccole mancanze che servivano a fare tutta la produzione delle carte, quelle più disegnate, più fatte da Alighiero, fatte con gli acquerelli, con la matita, con gli elastici, con le mille bestie e le mille cose. Era più un lavoro, io mi occupavo diciamo più che altro della matita e delle matrici in carta, era un lavoro abbastanza secco. Poi le cose sono espanse, c'erano altre cose da fare, c'era da seguire, non so, una palla a corda per Adelina piuttosto che dei ricami da mettere su delle frasi, cioè dei blocchi di frasi. Coordinavi diverse produzioni a un certo punto? Ma no, il vero coordinamento è venuto soltanto con il lavoro di Grenoble. Di cui poi era un po' complesso, perché era tanto materiale. Certo. Tanto materiale. Grazie, grazie Bobo. Vorrei fare un secondo giro, anche se se ne potrebbero, mi sembra è chiaro già da questo primo, fare molti giri. E volevo ridare la parola a Salmon, raccontaci un pochino, tra le tante cose appunto che potresti raccontarci, cosa è successo quando l'Unione Sovietica ha invaso l'Afghanistan nel 1979, cioè sappiamo un pochino cosa è successo, ma cosa è successo a te personalmente, alla vita diciamo di Boetti in Afghanistan e dei suoi amici, ma anche alla produzione che ovviamente soprattutto negli arazzi e nelle mappe si svolgeva lì e che aveva già preso dimensioni credo abbastanza consistenti, poi Rinaldo mi aiuterà su questo. Allora, cosa succede? Arrivano i russi in Afghanistan, e tra l'altro appunto sappiamo che Boetti poi non tornerà più lì, ma tutta la situazione verrà, diciamo, e anche la produzione delocalizzata un'altra volta invece a Peshawar, In Pakistan, al confine appunto con l'Afghanistan. Salman. No, aspetta. L'ultimo tempo che il giro è andato dal 79, dopodiché quello lì che lavora stava lì, stava un lavoro che lui che faceva molto familiare, non è che come in Pakistan partita comunque. Lì è stato molto educato, molto familiare. Solo due familiari, una signora come si chiamava, ce l'aveva il negozio da Sarta, ce l'aveva una come si chiamava Abiba, uno come si chiamava Fatima. Poi da quello Abiba Fatima si vedeva solo da Staghir durante l'anno.
vedeva lui chi quale finita, quale manca, chi paga, chi non paga, questo ci pensava da Staghiro. Ogni tanto che veniva a Lighiro due volte all'anno, mese di marzo, settembre, si vedeva con loro due, dall'istanza sua, da un hotel, da Staghiro, si parlavano quanto hai finito, quanto hai massa, quanto ho avuto soldi, quanto mi manca. Questo stava su molto lavori i familiari. A un certo punto andava così che io stavo là. Dopodiché io ho venuto là con lui dal 79, lui non è andato più giù. Anch'io non sono andato, io sono andato... Scusami Salma, ma quindi cosa tu? Cosa fai tu? Vai, Alighiero ti chiama per dire di venire in Italia. Io sì che è andato, lui è venuta dal 79, l'ha detto tu fai, finisci tu la vacanza con calma, vieni dopo. Dopodiché io sono messo là, chi è entrato Russi, io messo là. Poi a un certo punto mi ha mandato una lettera chiamata, l'ha detto non aspetti là, vieni in Iran. Io ho venuto in Iran, dopo Iran c'era un fratello di Mairangela, ambasciatore di Gaetano, poi è andato da Carlo e Carlo mi ha dato il visto, poi è venuto a Roma, che sono Alighiero, non c'è, ha detto Alighiero ha avuto un incidente, è andata da Bernazza. Poi sono giunto là, è stato lì quasi due settimane in ospedale alle Spezia, dopodiché sono venuto giù con l'ambulanza, io e lui, portata via Bucea a Roma, ogni tanto che svegliava, alla sirena che girava, Alighiero comincia a ridere, l'ha detto se facciamo un bel viaggetto, eh? Sì. Stiamo ovviamente parlando dell'incidente in macchina, sì. Luguria, in Liguria, cioè. San Bernardino. Dopodiché lì, diciamo che posso dire lei che vicino all'Ighiro che stava, da quello il momento duro, è Franz Paudetto e Gabriella Fornelli delle Spezia. A loro due è stato molto vicino, che quanto che è andato io sono trovato all'ospedale. Dopodiché sono venuti a Roma, da Bucea, e poi sono saputo chiamato Angela, poi venite là. Poi Angela mi ha portato a casa sua da Monteverdi, non ci stavo più via Santa Maria. E poi mi ha presentata da casa sua con il padrone di casa, che adesso casa di Boiti, lui, il suo cameriere che aspettava. Ecco, questo sono felice così. Dopo quello lavori, ma un po' bloccato, ecco. Per essere collegamento, come va, come arriva, come non arriva, chi paga, chi non paga. E questo un po' durato e poi una soluzione sempre via posta o via Iran o qualcuno andava come faceva come amici. Quindi si rallenta tutta la produzione ovviamente a Kabul, ma in questo tu hai anche un ruolo se non sbaglio, perché alcuni mappe iniziano a essere fatte nei primi anni 80 a Jaipur, scusami sì, la pronuncia, certo, sì, da sì. Dove tu vieni. Sì sì, no, ma infatti a un certo punto lì sono un po' ferma tutto, che non sa chi io non vado, un russi sta lì, non può uscire. Collegamento finito, poi non c'è più. All'Italia sono chiuso, tutti sono chiusi, che fine ora sono chiusi. E poi ogni strada, alcuni momenti, alla gente di fiducia veniva Iran o Pakistan, la portava a mano, poi lì si coglieva. Una volta il mio fratello è venuto New Delhi, che andava a missa, ecco, Caterina stava lì o no? Andate lei, sono preso con Gaia Franchetti alla merce. Faceva un po' complicazioni, è fatta. E a certo punto quello lì è andata, ce l'aveva in Afghanistan, sono finito così. E poi dopo sono cominciato con la Peshawar di Gakim. Dove sei andato comunque tante? Tante volte. Tante volte. Tu hai fatto per tanti anni la spola tra Roma e Peshawar, insieme ad altri ovviamente. Ma. Dopo sono cominciato lo studio del Pantheon, siamo quasi andati tutti, siamo qui ora del tavolo. Accanto una volta, due volte, sì. Siamo tutti andati una volta, due volte. Grande Salmo. Sì. A me con Alighiero mi ricordava con la famiglia, non hai capito? No, ma lo so, infatti qua ci sarebbe, come dire, se volete poi a teatro chiuso lasciamo qua Salmone e possiamo andare avanti.
per delle ore. Volevo tornare a Rinaldo. Domanda un po' da quiz, ma qual è stato, se, per nella tua esperienza, il lavoro o la serie di lavori più complesso in qualche modo, da dove ti sei cementato? La complessità, diciamo, che era uguale in ogni lavoro, se vogliamo, perché l'approccio che avevi col lavoro è... Allora sono io che devo avvicinare. Ah, va bene. E non so, dagli alternando, dai lavori matematici, la preparazione delle tele per i ricamini, ogni lavoro, oppure il progetto dei contenitori, non so, la pagina di magazzini criminali, ogni lavoro poneva così, Alighieri era molto esigente. Era molto esigente, allo stesso modo non giudicava, nel senso che tu arrivavi con i lavori pronti e dicevo: guarda Alighieri, ti faccio vedere, cazzo non voglio vederli, sono venuti bene, sì, basta. Poi se fossero stati, avresti pagato tu lo scotto, se poi i lavori fossero stati non giusti, non... Io solo recentemente ti posso raccontare un aneddoto sul lavoro di Alighiero. Alighiero, ognuno di noi, la famiglia era la famiglia di Alighiero. Lui era molto legato ad Anna Maria, che era la mia compagna, a Luna, che era mia figlia, come a tutte le persone e alle famiglie delle persone che sono a questo tavolo, come potremmo raccontare del matrimonio di Salmo, della casa, tutte queste cose. A un certo punto, per il premio Ubu, si iniziò questa serie di tra sé e sé con all'interno, perché volevo puntualizzare, le due mani e una matita sono due mani e una matita. Quando sono agli estremi dei due fogli è un tra sé e sé, che è un altro, concettualmente è proprio un altro lavoro. Zaghi mi sembra che abbia detto tra sé. Sì, non mi ricordo, però io... Comunque, preparavo gli alternando da un accento per il premio Ubu. E li avevo distribuiti e uno era stato mia Anna Maria, la mia compagna, l'aveva fatto e aveva disegnato dei cagnolini, dei trenini, queste cose. E io quando l'ho visto ho detto: cazzo, ma non è possibile, ma si incazza Alighiero, e lo strappai. Quando ci fu la divisione tra Alighiero e Anne-Marie, Alighiero venne a stare da me per un certo periodo in una casa in campagna, nella Zattera Ligure. E Anna-Maria un giorno racconta: sai, Alighiero, Rinaldo, avevo fatto i cagnolini sull'alternante e lui l'ha strappato. E Alighiero si incazzò terribilmente: non devi permetterti, una cosa tremenda. E per anni io pensai che era per l'affetto che nutriva nei confronti di Anna Maria, ma non è vero, Alighiero non gli fregava un cazzo, era che io avevo distrutto una delle infinite possibilità di realizzarlo, cioè, che sarebbe stata irripetibile, ne avevo distrutta una che si era concretizzata. Non ci sarebbe più stata, sarebbe guarda. Più stata. Grazie. Guido Fuga, no, mi piaceva... parlare un secondo di viaggi, no? Perché Pratt racconta di viaggio, Boetti è stato un grande viaggiatore fisicamente e mentalmente, ed è curiosa la storia di questi aeroplani, no? Sono nati, come dire, all'interno di una cultura, diciamo, popolare, di larga diffusione come il fumetto, sono stati portati dentro il mondo dell'arte, che purtroppo, per fortuna, è un po' più ristretto, e poi sono anche riusciti, attraverso questo progetto dei puzzle, di cui poi parlerà Ansu Ricovers, che era, se non sbaglio, curatore di quel progetto, sono stati ancora una volta dispersi in questo progetto, appunto, di puzzle che rappresentavano gli aerei nella Austrian Airlines. Tra l'altro c'è una bella frase di queste lettere, di questo libro di cui poi parleremo, dove Boetti chiede scusa a te sul coinvolgimento con l'Alitalia. Sì, perché è un mio progetto quello dei puzzle. E quindi dalle... Jungle Zero, perché questa cosa dei puzzle a me ha sempre affascinato. E progettai questo, che fece alcune tre pezzi, uno con retro rosso, uno con retro blu, uno con retro giallo, e sono esistenti. E
poi Alighiero lo propone all'Italia e non, l'Italia non lo accetta. Alla fine, alla mostra e a Lucerna, scoprì questi spazi che erano stati realizzati da, sponsorizzati dalle linee aeree austriache. Però attenzione, il puzzle di cui parliamo nella lettera è il puzzle dei tre fogli degli aerei. Quello dei puzzle delle linee aeree austriache nasce dai cieli ad alta quota, che sono un lavoro completamente, infatti dei puzzle dell'Austria Airlines ci sono tanti fogli diversi, mentre il puzzle, quello del 78-79 di cui parla nelle lettere, è quello degli aerei. Che sono un lavoro diverso. Piaceva questa idea appunto del viaggio. Dici magari qualche cosa appunto, vuoi il viaggio e attraverso il tuo lavoro? Sì, a parte che la cosa curiosa, che è appunto una cosa anche che ci ha legato subito, era che siamo stati in Afghanistan nel 71 tutti e due, abbiamo scoperto questo paese meraviglioso, proprio. Paese che... Si sente? No. Sì, si sente. E già questo aveva creato, poi insomma io avendo lavorato a lungo con Pratt, che era arrivato uno che era emigrato nel 49 in Argentina ed era tornato con una carica vitale e una dimensione culturale che lo rendeva assolutamente diverso dagli intellettuali che così, insomma, in quegli anni del 68, il tipo di dibattito politico. In Alighiero ho trovato un altro intellettuale, a me piace molto il termine che usa Giovan Battista Salerno, cioè un inventore, perché Alighiero volava altissimo e proprio quando uscivano certi discorsi degli amici di Ammaridi, di questi intellettuali, Alighiero proprio veniva fuori Dio, fa, cioè proprio, no? Aveva una dimensione proprio alta, più si alzava, diciamo, dalla cosa, per cui trovavo delle similitudini in questa dimensione dell'altrove, Alighiero aveva perso la testa per l'Afghanistan, proprio quando andavi a trovarlo in studio sembrava di entrare, già, a parte che c'era Salman, per cui già ti sentivi già proprio caldo in questa dimensione orientale, bella. E c'era questa genialità di pensare una cosa e dire io non la posso fare, ma trovo questo che la fa bene e posso realizzare un desiderio in più. Cioè aveva una quantità di progetti, infatti io dico sempre, forse c'è stato un errore iniziale nell'archivio che doveva andare a portare a termine tutta una serie di progetti che lui aveva già enucleato, già messo proprio sulla carta anche in tanti casi, invece come secondo me poteva andare avanti, cioè essere fatte queste cose, perché non... Sì, concretizzate, perché erano desideri già proprio, ci sono disegni, ci sono cose che andavano fatte, non bloccare questo artista su... Cioè là non siamo più nella dimensione della mano dell'artista, il gesto, cioè siamo in un'altra dimensione. Stiamo anche entrando in un terreno minatissimo, quindi adesso passo ancora a Bobbo e appunto ritorniamo invece appunto all'ultimo progetto realizzato, l'ultima utopia realizzata che appunto non era utopia. E ne abbiamo già parlato prima, ne ha parlato anche Massimiliano, ne ha parlato Delina, però ecco dal punto di vista, mi sto riferendo ovviamente alla mostra del Magazine di Grenoble nel 93, ma dal punto di vista di chi, come dire, era in mezzo a questo casino, sì, se possiamo dire, di coordinamento di appunto situazioni, di un processo veramente molto, molto complesso. Beh sì, era un processo complesso perché disegnare la Francia attraverso i suoi uffici postali e riempirla con i disegni delle scuole d'arte era un problema in termini numerici, nel senso che, capiscimi bene, questo qui era il più grande lavoro postale che Alighiero ha fatto. E una quantità di francobolli, una quantità di interni da sistemare, da tenere in ordine. Questi qui sono sostanzialmente gli esecutivi che partivano per realizzare i Kilim, ma il problema di questi qui, nella loro meravigliosa varietà e regola, ferrea, sistema fantastico, c'era il problema di tradurli dalle scatole prodotte da Rinaldo, farle arrivare a Peshawar. Dunque noi avevamo
dei fogli fatti ciascuno da uno studente piuttosto che una persona, o 100 fogli o 10, e questi piani erano rimessi tutti in ordine per essere spediti in Afghanistan. Dunque poi alla fine avevamo trovato questo sistema di queste fotocopie affinché potessero lavorare con una misura reale, una scala quasi 1 a 1. Questo era il lavoro dei clip. E lì abbiamo passato veramente delle giornate lì dentro a perdere, come dice Giovan Battista, l'ordine e ritrovarlo un milione di volte, perché quando hai un solo centesimo di codesta immagine, poi ripiazzarla nella posizione corretta originale scelta dalla persona, insomma, può essere una cosa che lo voglio fare, va fatto. È un sistema ferreo, ma bisogna seguirlo. Tra l'altro, questo è un contributo che hai preparato tu, è, secondo me è straordinario e molto interessante vedere, come dire, questa modalità di fruizione, no? Siamo abituati a vederli, come dire, ma vederli in qualche modo animati, quasi come un'animazione digitale dei primi anni, come dire, dei primi tempi, è molto interessante, perché gli dà quasi una vita nuova. È come un sistema veramente attivo, no? Come vedere dei visi delle persone. Vedere l'animazione di un sistema matematico ben strutturato. Questo per quanto riguarda i Kilim. E poi c'è queste 121, tutti questi lavori postali, questi numeri quadrati, questi autodisporsi con centinaia di francobolli. Erano le versioni comunque più grandi di quelle tipologie di lavoro che lui aveva. Sì, era il più grande lavoro postale che Alighiero avesse fatto. E erano degli autodisporsi, dunque si trattava di controllare che di nuovo i francobolli fossero nelle posizioni giuste, che non ci fossero doppioni, che i timbri, eccetera, dentro le immagini. E lì c'era la varietà del postino che timbrava queste lettere a modo suo, dunque si passa da cuoricini a barchette, quindi oltre al contenuto dei kilim così vari, anche l'autodisporsi aveva una sua vita dell'anonimo postino che disegnava il contorno della Francia. Come dice Rinaldo, sempre partecipando al... Una cosa importante è che all'inizio il progetto di Grenoble nasce con 50 scuole d'arte che partecipano e io stampo 50 cartelle con 50 fogli con il nome della scuola. Di queste scuole d'arte della Francia, perché Alighiero sceglie 50 scuole che poi sarebbero entrate in possesso del lavoro fatto dagli studenti, come è avvenuto a San Francisco, come avviene a Gavirate, no? E questo liberare questa creatività a livello zero, che ognuno poi è meraviglioso al di là dell'intervento. Questo tipo di progetto poi va a Gavirate, va a Los Angeles. Lì molte scuole rifiutano, non partecipano, anzi la maggior parte delle scuole che partecipano non sono scuole d'arte, ma sono scuole tecniche, no? I francesi, e allora all'ultimo momento velocemente stampiamo altre cartelle con altri schemi, con tutti il numero dei neri e dei bianchi, perché già sulle cartelle c'era scritto la libertà assoluta, ma tu dovevi solo, ti dicevano, 50 neri, 8 bianchi. Stampiamo le cartelle e vengono distribuite agli amici, Adelina, Caterina, alle persone che partecipano, per colmare questo vuoto che si viene a creare, perché le scuole d'arte rifiutano molte di partecipare a questo progetto collettivo. Grazie. Purtroppo la libertà assoluta non ce l'ho e dobbiamo fermarci qua. Se Maria Angelica non vuole aggiungere nient'altro nel nostro... No, vorremmo far dire a quale sentire. Stiamo arrivando. Che cazzo c'è a fare? È tutto studiato. Sì, è solo perché è gnocca. Posso dire che l'ultima mostra di Alighiero, quella di Grenoble, è stata anche quella dell'ultima Biro, e il titolo della mostra e della Biro era De Bouche à Oreille, che erano quattro pannelli
come quattro, il numero della, di una chiusura, e poi Alighiero, insomma, è stata l'ultima sua apparizione in pubblico, eccetera. Questo grazie. Grazie. Adesso io vorrei, potete stare ovviamente, no, puoi anche stare qua. Volevo introdurre Randy Malkin Steinberg molto velocemente. Randy è una fotografa, in Italian, right? It's okay? È una fotografa che vive a Los Angeles. Nel 1983 si è trasferita a Firenze ed è rimasta in Italia 10 anni. Nell'85 conosce attraverso Bobo e Alessandro Bonomo, conosce Boetti. Per 6 mesi fotografo lo studio di Boetti, quello che era il Pantheon, appunto accanto al Pantheon, che sarà poi il titolo di un libro che uscirà nel 1989 con le sue fotografie che appunto ritraggono il lavoro dello studio. Nel 1990 viaggia a Peshawar insieme a Luca Pancrazzi e fotografa le donne che appunto lavorano agli arazzi, cosa che nei Boetti né altri collaboratori avrebbero potuto fare, quindi come dire un occhio veramente importante in questo senso. Con insieme a Boetti selezionate 55 immagini per un libro che si doveva fare, il libro in verità non si è mai fatto fino al settembre 2011, cioè a qualche mese a venire, con il titolo Boetti by African People, Peshawar, Pakistan 1990. Quindi finalmente, come dire, queste foto, alcune di queste foto sono viste sempre in una mostra da Barbara Gladstone lo scorso inverno, che ho avuto il piacere di vedere. Ecco, io manderei un contributo filmato che Randy Malkin ci ha preparato. Magari passiamo un po' le luci e poi, se possiamo, facciamo una domanda. Thank you.
Grazie.